Allora, siamo con Flavia Rubino. Intanto, benvenuta. Flavia, per oltre 20 anni, ha lavorato nel marketing internazionale di grandi aziende, ha un'esperienza notevole e nel frattempo si è dedicata a parecchie altre cose, tra cui scrivere cose molto interessanti. Questa è una, questo libro che vedete qui, che è molto molto interessante e che parla di branding agile. Quindi ci concentriamo proprio su questo e cerchiamo di capire perché poi il branding è una grossa necessità per aziende di tutti i tipi, in realtà, non soltanto per quelle grandi, perché l'esperienza di Flavia chiaramente parte da aziende di grosso livello e aziende che lavorano in campo internazionale, ma in realtà il branding è qualcosa che riguarda tutte le aziende. Proviamo a partire da qui. Perché è così importante? Perché è una necessità irrinunciabile per le aziende fare branding? Beh, perché oramai non basta vendere un prodotto, anche chi è molto bravo a vendere un prodotto prima o poi si scontra con un mercato molto competitivo e fare branding significa non semplicemente distinguersi dagli altri e farsi scegliere per le proprie caratteristiche di unicità, ma in realtà farsi scegliere perché si è riusciti a creare un rapporto di fiducia. La definizione che io do in questo libro di brand è una definizione che torna proprio all'essenza del brand marketing, e cioè il brand è una relazione di fiducia basata su una promessa di valore condiviso. E questa promessa di valore è quello che bisogna riuscire a formulare, a trovare, a scoprire, a esplorare insieme alle persone a cui facciamo questa promessa, chiaramente, che sono parte fondante del marketing di un brand. Quindi non si può fare marketing senza branding, non si può fare branding senza le persone, non i target, le persone. Proviamo a fare un esempio concreto. Io qui sono a Cremona, qui a Cremona c'è un'eccellenza clamorosa nell'ambito della liuteria, quindi parliamo sostanzialmente di artigiani di altissimo livello, di persone che hanno una capacità manuale incredibile che invidio in tutti i modi, li vado a vedere spesso perché mi incantano e mi affascinano. Ecco, anche in un piccolo contesto come quello di Cremona e in una, eccellenza come quella della liuteria, tutto questo è possibile e la tua formula è applicabile? Sì, io ho cercato di ridurre il brand a quegli elementi costitutivi fondamentali della fiducia e ho cercato di sviluppare un metodo, un approccio che non è una ricetta, è un modo di pensare, è un modo di approcciarsi a questi problemi, per cui facendosi delle domande fondamentali si arriva appunto a formulare questa identità di brand, questa essenza della propria promessa. È molto interessante l'esempio che mi hai portato delle liuterie, perché in Italia esistono tanti territori con delle eccellenze, questa è veramente un'eccellenza incredibile, in cui magari il piccolo artigiano fa fatica ad emergere. Potrebbe sembrare strano, ma le logiche di branding sono le stesse in una grande azienda, in una piccola media azienda e anche nella bottega artigiana. Si tratta appunto di tornare all'essenza della fiducia. Quello che spesso può accadere è che si parte dall'ultimo pezzettino, no? Del piano di marketing. È qui dove il marketing digitale rischia di fare più danni. Tant'è vero che il sottotitolo del mio libro è Il digitale passa in fretta, ma le buone idee no. Bisogna partire dalle buone idee. Perché rischia di fare danni? Perché si pensa che magari fai il sito, ci metti una bella foto, racconti la tua storia, vai sui social e questo ha fatto di te un brand. No, no, non è così. Ci vuole un approccio un pochino più ragionato, un pochino più strutturato e chiaramente qualcuno che ti aiuti e ti accompagni a fare questo tipo di ragionamento, che non è difficile, però è strutturato, ecco, è disciplinato, è rigoroso. Il marketing e il branding è una disciplina.
Quello che mi racconti io lo vedo un po' dappertutto in realtà, non solo nelle piccole aziende dove questo sicuramente è più frequente, no? Facciamo il sito, facciamo i social, mi metti su Instagram, tiriamo dentro i follower, sì ma dai tiriamo dentro e poi dopo chiaramente non succede nulla perché in realtà non è questo, non è un processo, no, industriale in cui standardizzo le cose, no? Ogni realtà è una storia assolutamente a sé. E poi se parliamo di una realtà come quella, nello specifico la lotteria, visto che stiamo facendo questo esempio, proseguiamo su questo esempio, chiaramente poi le logiche sono completamente diverse, ci sono target enormemente diverse tra una bottega e l'altra, qui a Cremona ce ne sono tantissime, sia di italiani che chiaramente continuano la tradizione di Stradivari, di Amati, di Guarneri e il Gesù, ce ne sono tantissimi che nel corso dei secoli hanno fatto questa scelta qui, ma sia tantissimi stranieri che si rivolgono sia al loro mercato di nascita, perché c'è chiaramente il francese che ha quel suo mercato lì e poi chiaramente cerca di espandersi, e sì, altre realtà che invece parlano proprio a tutto il mondo, quindi qui parliamo proprio di cose diverse, ci sono quelli che vendono violini che magari vanno bene per bambini o vanno bene per principianti, ci sono quelli invece che vendono strumenti di altissimo livello per i professionisti. C'è qualcosa che accomuna tutto questo? Esiste una formula giusta? Allora, la formula della fiducia io l'ho descritta partendo dalle 5 lettere della parola trust, fiducia, appunto. Quindi la prima cosa da fare, il primo passo da fare è sempre quello di chiedersi in che territorio si è, e in questo senso non soltanto geografico. Cremona è una città bellissima, attraverso i tuoi scatti io mi innamoro dei posti che vedo e desidero sempre venirci, tra l'altro. Ti aspetto. Sì, prima o poi lo farò. Quindi questo esempio è particolarmente interessante perché il territorio, in questo caso, è veramente un territorio intanto geografico, con un distretto, con una storia incredibile alle spalle, però in realtà vuol dire tutto il mondo della liuteria, tutto il mondo a cui questi artigiani si rivolgono. Cosa sta succedendo in questo ambiente? Quali sono i trend in atto? C'è tutta una fase di studio, di analisi da fare sul mondo di riferimento, no? Per esempio, c'è come dire, un canale di acquirenti diretti, immagino, ma anche indiretti, magari ci sono degli intermediari, magari ci sono delle case d'asta, magari c'è tutto indotto, come corsi, concorsi, musei, fondazioni. Da quel poco che ho potuto vedere, è un mondo molto articolato, in cui bisogna intanto dire: ok, dove siamo noi in questo mondo? E idealmente che tipo di posizione vorremmo raggiungere in questo mondo? Si parte sempre da uno stato ideale desiderato, no? Quindi, se io fossi la liuteria che sogno di essere, sarei questo tipo di cosa qui nel mondo della liuteria. Questo è un primo punto di partenza, ma dopo la T di territorio viene altrettanto importante la R di relazione, cioè l'altra analisi che bisogna fare, come dicevo prima, partire dalle persone, è quella dei segmenti di clientela. Quindi trova la tua clientela ideale, no? Sulla base di chi sei, sulla base della tua storia, sulla base della tua vocazione, quello che devi fare è conoscere le persone, andarci a parlare, chi sono i tuoi clienti, in quali tipi di raggruppamenti li puoi suddividere. E qui le tre domande che uso io per capire le persone sono: chi sono, cosa vogliono e cosa fanno. E non sono delle domande banali, perché il chi sono non è soltanto una descrizione sociodemografica, a livello di reddito, di cultura, è una descrizione più profonda che ha a che fare con i valori di quella persona, con le sue aspirazioni più profonde. Quindi cosa vogliono? Significa che obiettivi vogliono raggiungere nella vita, e cosa fanno, cioè in questo momento per raggiungere quegli obiettivi, che tipo di giorni e di passaggi seguono. Quindi, per esempio, la liuteria potrà individuare diversi segmenti che potrebbero essere i musicisti affermati, i musicisti invece agli inizi, oppure gli studenti, oppure gli appassionati semplicemente di restauro, oppure i collezionisti d'arte, i collezionisti di strumenti specializzati verticali in un settore. Vedete quanti tipi di possibilità
che abbiamo quando andiamo a studiare le persone. Ci vuole una grande sensibilità anche di antropologo, di sociologo, di ricercatore, di psicologo. Ora è chiaro che magari un computer non lo farà da solo, però potrebbe appoggiarsi a qualcuno che fa questo tipo di interviste o di ricerche e alla fine tira fuori una segmentazione della clientela. Fin qui abbiamo parlato della T e della R, quindi devo arrivare ancora alla U di unicità, che è il momento in cui, mettendo insieme l'identità e l'analisi del territorio e mettendo insieme l'identità invece delle persone a cui ci rivolgiamo, si formula una promessa, la famosa promessa di valore o Brand Value Promise o BVP o la Unique Value Proposition, come dicono appunto gli esperti, non importa come la chiamiamo, l'importante è che in questa fase il brand, per diventare un brand, per trasformarsi da prodotto a brand, sta rivolgendo la sua promessa a un gruppo di persone di cui ha studiato i problemi, le esigenze, di cui ha studiato il journey, il percorso che fa, e sta dicendo: io ti risolvo la vita in questo modo. Okay. Quindi la promessa unica di valore significa cosa facciamo, per chi lo facciamo e come lo facciamo, in quale modo distintivo, in quale modo che si differenzia da tutti gli altri. Okay, a questo punto potrei darti degli esempi, giusto? Sì, infatti ti avrei chiesto proprio questo, fammi qualche esempio concreto di questa BVP. Esempi di BVP di una liuteria, stiamo parlando chiaramente, stiamo facendo degli esempi fittizi, stiamo facendo degli esempi di scuola, no? Giusto per aiutare a chi è appassionato a questa materia, per aiutarlo a capire il ragionamento che c'è dietro, e poi è chiaro che andrà applicato ai casi concreti, no? Però io mi sono immaginata così, siccome mi piacciono le sfide, mi sono voluta mettere alla prova su questo argomento di cui chiaramente non so nulla, quindi ammetto totalmente, in totale umiltà, di non essere un'esperta di liuteria, però ho immaginato di tirar fuori delle promesse, no? Cosa potrebbe, perché vado qui e vedo tutti uguali, e quindi dico, cosa potrebbe dirmi che è in grado di attivare, no, qualcosa, in grado di smuovere qualcosa in me come potenziale cliente di una liuteria? Allora, uno potrebbe dire: siamo la liuteria dei grandi musicisti internazionali. Un'altra potrebbe dire: siamo specialisti di restauro. Tant'è vero che abbiamo in libreria diversi testi di restauro, che si occupano di restauro. Oppure siamo la liuteria che avvicina i bambini alla musica. O infine, la liuteria che espone i suoi violini nei grandi musei. Tra queste cose che ti ho detto, no? I grandi musicisti, gli esperti di restauro, avviciniamo i bambini alla musica, esponiamo nei grandi musei, ha senso? Tu diresti quale di queste è una promessa e quale no? Ma allora, quello sui bambini sicuramente lo è. Cioè, io ti sto promettendo che tuo figlio si avvicinerà alla musica perché ce lo porto io con uno strumento studiato apposta per lui, con anche un racconto, no, che posso fargli su quello strumento. Quindi questa sicuramente è una promessa. Le altre forse un po' più storytelling, no? È più un racconto da verificare, comunque da verificare, perché voglio dire, tu puoi dirmelo che sei la liuteria dei grandi strumentisti e dei grandi violinisti, ma insomma io lo devo provare. Quindi quella sui bambini è sicuramente una promessa. Come la mettiamo poi in pratica? Allora, diciamo, in questo esempio molto, molto stupido ho voluto mettere a confronto questi diversi tipi di posizionamenti, chiamiamoli così, perché in uno si vede chiaramente che è rivolto a qualcun altro e a dargli qualcosa di valore. Io avvicino i bambini alla musica e qui si apre tutto un mondo che può essere concerti, letture, corsi, oppure, come dicevi tu, strumenti proprio studiati per i piccoli che iniziano i loro primi corsi, eccetera. Le altre invece sono concentrate, vedi che sono più autoreferenziali, certo. Non sono promesse, non è una promessa fatta a qualcuno di risolvergli un problema, è ancora un'aspirazione di essere, io sono bravo, che sono il massimo, io nel mio campo sono un esperto, però il punto è che quando fai così
non sei ancora un brand, sei un wannabe, diciamo, ti vorresti, okay? E magari lo sei veramente il massimo dell'esperto in quel settore, però non ti stai posizionando in modo tale da risolvere il problema di qualcuno. Per farlo dovresti probabilmente capire quali sono i problemi dei grandi musicisti e fare una promessa che arrivi direttamente a loro, che tocchi le loro corde, per usare una metafora Perfetta, molto, direi, perfetta. una metafora un po' scontata, ma che mi faccia dire: ah beh, caspita, effettivamente questa liuteria potrebbe fare a caso mio. Fin quando mi dici sono la liuteria dei grandi musicisti, non mi hai smosso niente, non mi hai dato una Certo. motivazione per. La stessa cosa è che sono quello che espone nei grandi musei. Allora probabilmente stai parlando ai collezionisti, ma cosa vogliono i collezionisti? Di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di una fantastica garanzia? Hanno bisogno di una, non lo so, no, non lo so perché adesso non mi posso spingere così avanti, però era solo per farti capire che in un modo tu stai formulando una promessa, in un altro modo ti stai lodando, celebrando, e quella non è una promessa a qualcuno. Dopo di questo però c'è probabilmente un passo ulteriore, no? Quindi abbiamo definito un qualcosa che dobbiamo fare, ma c'è proprio una, come dire, un next step importante, che tu descrivi anche molto bene nel libro, peraltro, che ti faccio i complimenti perché è veramente fatto bene, schede utilissime e pratiche. Grazie. Sì, le due lettere successive, a quel punto, una volta che ho veramente formulato la promessa nel modo in cui va formulata e l'ho verificata con le persone a cui si rivolge, a quel punto posso passare a sviluppare la mia storia. Quella di prima, l'esempio dei grandi musei o dei grandi musicisti e dei grandi concerti, eccetera, può essere una valida storia a supporto appunto di un posizionamento e di una promessa che ho sviluppato. E come si ottiene la storia? Unendo la BVP, la Brand Value Promise, la promessa di valore, ad un insight. L'insight è un concetto che io spiego, su cui mi dilungo molto, su cui sono anni che studio, perché è un concetto che nel marketing è particolarmente prezioso e poche persone lo conoscono veramente fino in fondo, lo sanno tirar fuori, lo sanno maneggiare. L'insight è quella cosa che nasce proprio parlando con le persone e capendo qual è un aspetto intuitivamente vero che rende una promessa rilevante per una persona. Faccio un altro esempio, andando in un altro mondo completamente diverso, perché ho da poco visto la pubblicità di un'automobile, no? Che secondo me è fatta molto bene. In quel caso la promessa che fa quell'automobile è la sicurezza, ma l'insight che porta in vita la promessa di sicurezza è: nella vita ci sono delle situazioni in cui abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia sicurezza. E quindi chiaramente raccontando tutte quelle storie di momenti, di persone in cui la sicurezza diventa particolarmente importante, il beneficio della sicurezza assume un'altra luce, un altro valore. L'insight è quella cosa che fa dire alla persona: caspita, sì, ho bisogno di questo beneficio. E quindi sarà la cosa che farà dire al collezionista: cavolo, certo, allora ti credo che fai veramente degli strumenti da collezione spettacolari. Se non ho colto quell'insight e raccontato la giusta storia, prima però della storia devo aver formulato la promessa e poi la posso trasformare in una storia. E infine i touch point, i punti di contatto, tutte le iniziative che potrò fare. A quel punto le iniziative discendono in maniera quasi naturale, coerente, no? Dal lavoro che ho fatto fin qui. Invece quello che dicevamo prima è che si parte dai touch point come il sito, come la newsletter, come il social, e si parte da qui pensando che sia quello l'essenza del lavoro da fare. Invece questa è solo la conseguenza del lavoro che si è fatto a monte. Spero di non aver scoraggiato nessuno e di aver No, 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 chiarito no. almeno qualcosa. Anzi, su quell'insight è proprio quell'eureka, no? L'ho trovato finalmente, bellissimo. E a proposito di touch point, io spero di crearlo un touch point qui su Cremona insieme a te per qualche attività che vorrà,
o per qualche attività, o magari proviamo a mettere in piedi un evento sempre rivolto ai target qui locali, sarebbe bello sulla liuteria, ma sono sempre molto impegnati ed è difficile metterli insieme, magari su altri target. E poi ovviamente torno a consigliare questo bellissimo, bellissimo libro, che fra l'altro devo dirti, la questione delle schede di cui parlavamo prima, quindi di esercizi pratici che possono essere fatti per mettere subito in capo, ma più che esercizi, proprio scriverlo insieme, fare e mettere in piedi un'attività di branding partendo da qui, e io l'ho trovato utilissimo, mi è piaciuto tantissimo. Quindi grazie Flavia, complimenti ancora per il tuo libro e grazie anche per questo esercizio bellissimo che hai fatto sulla liuteria. Grazie a te, ci ho provato, il libro in realtà è concepito proprio per, come se io fossi lì con il lettore a facilitarlo in un workshop in cui si mette e si preparano delle cose insieme. Poi è chiaro che ogni pezzetto che si fa va verificato, va testato con degli strumenti di ricerca, però se non altro si perde meno tempo, ecco, perché si segue uno schema, una struttura più sicura. Grazie Flavio Rubino, il branding agile e la formula della fiducia. Grazie mille. Grazie, ciao, grazie.